al Salone del Mobile di Milano con Alessandro Maccolini, responsabile del design esterno di Alfa Romeo. Maccolini, Tonale ha suscitato già dalla sua uscita a Ginevra una grandissima emozione. È una storia che si ripete ogni volta che Alfa Romeo presenta un concept e poi tutti si aspettano che diventi una vettura di produzione. Ma diciamo che fortunatamente Alfa Romeo, prima di essere un marchio automobilistico, è un fenomeno culturale italiano, conosciuto nel mondo, e questo ci dà una grandissima forza. Parlando di un aspetto culturale, di un fenomeno culturale, parliamo di qualche cosa che fa parte proprio della nostra società, per cui Alfa Romeo non è conosciuta solamente per le automobili, ma è conosciuta proprio per il suo passato, è conosciuta per la Formula 1 a cui partecipava all'epoca e a cui partecipa ancora oggi, e soprattutto è conosciuta per le macchine bellissime che ha fatto e che continuiamo, speriamo, a realizzare. La Tonale ovviamente è la nostra ultima creazione. Quando noi stiamo per uscire con un nuovo modello, sentiamo subito che c'è molto calore attorno a questo marchio, perché quella passione torna fuori, torna viva, e per noi è un grandissimo impulso a cercare di lavorare e a fare del nostro meglio. Speriamo anche con questa vettura di aver in qualche modo raggiunto i gusti del pubblico e di aver raggiunto anche non solo quello degli alfisti, che per noi sono assolutamente importanti perché sono lo zoccolo duro, come si suol dire, ma anche di un pubblico più ampio che vuole una bellissima auto da guidare tutti i giorni. E Alfa Romeo prima di tutto vuole fare una nuova bella Alfa Romeo. Il fatto che sia un SUV ovviamente oggi è molto importante come segmento, ma deve rispettare dei canoni stilistici Alfa Romeo. Per questo la macchina è assolutamente inconfondibile. Se parliamo dello scudetto, ad esempio, lo vedete in tutta la sua tridimensionalità. Oggi diventa protagonista del frontale ed esce dal paraurti con questo aspetto materico. Potete leggere la sezione di questo oggetto, non è più un ritaglio su un paraurti, ma è un elemento a sé stante. Anche questa cosa, se voi andate a vedere ad esempio nel nostro museo, dove potete vedere delle macchine bellissime, potete riconoscere come abbiamo preso di nuovo dal nostro DNA, dal nostro passato, abbiamo reinterpretato questo oggetto. Se guardiamo la macchina sulla fiancata, chiamiamo la linea principale, che è la linea alta della fiancata, la linea GT, in inglese usiamo il termine GT Line, dà struttura alla vettura, dà rigore alla costruzione della fiancata. Sotto invece troviamo un modellato che dà sensualità, per cui recupera anche in questo caso degli elementi che sono più vicini a delle Giulietta SS piuttosto che a una 33 stradale, delle macchine apparentemente lontane, ma che sono per noi motivo di ispirazione. Se andiamo nel posteriore della macchina, prima di tutto ovviamente questi fanali molto particolari, non sono una funzione, non sono semplicemente un elemento di illuminazione, ma come vedete anche nell'animazione che poi vi farò vedere, c'è questa sorta di firma, è più un gesto di una mano che disegna, che va in qualche modo a sottolineare una firma che abbiamo voluto mettere in questa nostra vettura, che noi consideriamo comunque una piccola opera d'arte.